Noi di Teleiato ci troviamo un'altra volta a Carini e siamo ancora qua. Eh già, siamo alla Laura Lanza. Ieri sera fino a tardi ci siamo sentiti con dei genitori che ci mandavano delle comunicazioni e ci hanno girato anche una circolare che è stata emessa dalla preside dell'istituto Laura Lanza, dove comunicava che con la circolare numero 26, comunicazione urgente, sospensione attività didattiche plesso distaccato 17 aule. Si comunica ai soggetti in indirizzo che con la delibera numero 42 del 10/10/2023 il Consiglio d'Istituto ha disposto la sospensione in via precauzionale per tutte le classi del plesso distaccato 17 aule nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2023. Tale decisione, alla luce della richiesta di parere inoltrata dall'ente comune in data odierna al servizio di prevenzione dell'ASP di Carini, di cui si attende apposito sopralluogo e l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza del sindaco. Il recupero delle attività sarà garantito nel corso dell'anno scolastico. Secondo le modalità stabilite, verranno comunicate con tempestività eventuali nuove disposizioni in relazione all'evoluzione degli eventi, a firma della dirigente scolastica Chiara Di Prima. Noi siamo venuti qui, ieri sera ci hanno girato questa circolare e ci hanno girato anche un post e un video messaggio che aveva messo il sindaco di Carini, Giovi Monteleone, dove siamo rimasti un pochettino sbalorditi dal suo dire, ma lo vogliamo leggere proprio per dare un po' di sicurezza a quello che lui sta dicendo, perché lui voleva rassicurare le famiglie dicendo che ieri mattina presto sono stato in sopralluogo presso la Laura Lanza, sicuramente fra le 6 e le 7, perché alle 8 c'è stata l'entrata della scuola, alle 8 e un quarto siamo arrivati noi e siamo andati via alle 10 e mezza, ma non l'abbiamo mai visto. Ma ci siamo sentiti telefonicamente, dove non poteva venire perché aveva delle importanti, aveva un incontro importante a Palermo e quindi non sarebbe venuto, ma avrebbe mandato un assessore, l'abbiamo detto nel servizio precedente, un assessore insieme agli addetti dell'ufficio tecnico. Alle 11 l'assessore lavori pubblici Giovanni Alamia ha incontrato la dirigente Chiara Di Prima per parlare degli interventi di deratizzazione fatti a fine agosto e di quelli in corso in questi giorni a opera della ditta Italrat. La presenza di topi all'interno della scuola è proprio l'effetto della deratizzazione. Quindi, una volta che si sta facendo la deratizzazione, è normale che i topi escano. I bambini sono stati, chiamiamoli anche traumatizzati, vedendo questi topini, questi topi che camminano sotto il banco, tra le sedie, che salgono sulla tenda e che scendono dal muro, che camminano ed escono dall'armadietto e che si mangiano le loro merendine. Chiamiamolo pure che è un effetto naturale dovuto alla deratizzazione. Poi continua dicendo che la presenza dei topi all'interno della scuola è proprio l'effetto della deratizzazione che si sta eseguendo. I topolini escono dalle tane storditi dalle esche. Infatti, il topolino che esce stordito dall'esca che è stata messa per intrappolarlo, per ucciderlo, esce stordito e si va passeggiando tutto l'istituto in mezzo ai bambini. È normale, ormai la deratizzazione è stata fatta, quindi è normale che i topi vanno camminando nelle classi, nel corridoio. Era giusto e corretto che i bambini la mattina vadano a scuola per andare in contatto con i topi, che sappiamo anche che igienico-sanitariamente parlando non è una cosa corretta avere contatti con questi topi. Tra l'altro, noi abbiamo fatto la ripresa di immagini dove abbiamo visto un topo. Più che topo sembrava un coniglio, per strada, schiacciato. Quindi noi stiamo parlando che i bambini dovevano avere contatti dentro l'istituto con i topi e per il sindaco di Carini era tutto regolare, tutto normale, voleva tranquillizzare i genitori, stiamo lavorando. Ma per fare cosa? Ancora non ho capito. I genitori stamattina, sia di presenza che con i messaggi, mi hanno scritto la nostra dirigente scolastica è davvero in gamba. Ha preso una bella posizione e noi siamo orgogliosi di lei.
Che dire? Oggi ci ritroviamo invece qui con una ditta che dovrebbe fare dei lavori edili, perché il sindaco pure, tra l'altro, sempre in questa rassicurazione che ha messo, diceva, la Laura Lanza negli ultimi 2 anni, sono stati spesi più di 200.000 euro. Questo significa gestire un comune, gestire un bene pubblico, essere un sindaco. Ma ai cristiani che gli interessa quanto vengono spesi? Dico, è un luogo pubblico, fa parte del comune, se ne dovrebbe dedicare lei, signor sindaco. Cioè, dico, ma quando i cristiani ci va a raccontare lei che in 2 anni ha speso 200.000 euro? I cristiani non ce li pagano le tasse. Cioè, che cosa gli va a raccontare i cristiani che hanno una scuola invasa di topi e oggi noi siamo all'occorrente che è 17 classi. Facciamo finta che in 17 classi ci sono 19 bambini per ciascuna classe. Oggi ci sono a casa, in via precauzionale, 323 bambini. 323 bambini. Noi, nell'attesa che siamo andati a prendere le immagini dei terreni, siamo andati a guardare un po' la spazzatura, che è più che chilo, mi sembra tonnellata, e le nostre segnalazioni dicono che oltre alla deratizzazione bisognerebbe comunque pulire anche tutta la spazzatura, perché questo è habitat naturale per i topi che si trova nella zona PEP adiacente alla scuola Laura Lanza. E mentre alla Laura Lanza la situazione dei topi è diventata veramente invivibile per i bambini, questa è la situazione che si trova a pochi metri dalla Laura Lanza, nella zona PEP. Nonostante ha fissato qualcosa con scritto senza dignità, ma ricoperto dalla spazzatura, quindi penso senza dignità chi getta la spazzatura qui, penso che le persone della dignità hanno risposto così. A pochi metri dell'istituto Laura Lanza di Carini. Ho incontrato poi che entrava dentro l'istituto il responsabile del plesso. L'abbiamo chiamato per scambiare appunto 2 parole sulla circolare che è stata messa. Con tanta risposta mi ha detto che non ha niente da dirmi. Se ero una mamma e non sono una mamma, perché lui lo sa, se sono una mamma o non sono una mamma, e se sono una mamma mi riceve, se non sono una mamma non ha nulla da dirmi. Comunque, dico, non c'è più niente da dire, non vogliamo sapere niente perché quello che si è visto è anche tanto. Noi di Delegato chiediamo agli enti competenti di intervenire. Se qualcuno, un procuratore, sta guardando questo servizio, qui dal 3 ottobre sappiamo che c'è questa situazione. Oggi ne abbiamo 11, i bambini hanno vissuto dentro le classi con i topi. Quindi noi di Delegato siamo a disposizione del cittadino, da ieri sera che siamo in ascolto con le persone che ci hanno scritto. Stamattina tanta gente ci è venuta a trovare, stamattina tanta gente abbiamo incontrato che chiede aiuto. Da Teleiato per il momento è tutto, alle prossime notizie.